Un saluto a tutti i lettori di tuttoandroid.net. Come vedete siamo allo stand Marshall. Chi è Marshall? Marshall è un'azienda che qualunque appassionato di musica, rock, conosce sicuramente, produttrice di amplificatori ormai da decenni, se non quasi un secolo. Praticamente Marshall ha lanciato uno smartphone qualche settimana fa che è disponibile da questo momento in alcuni paesi, lo sarà in Italia prossimamente, che vi mostriamo. Chiaramente Marshall non poteva fare altro che lanciare uno smartphone completamente dedicato alla musica. Lo abbiamo qui tra le nostre mani, fortunatamente senza dispositivi di antisaccheggio, quindi a disposizione, e devo dire che è bello esteticamente, ha il suo fascino. Per quale motivo? Soprattutto perché ad esempio nella parte laterale e posteriore ha questa gommatura che riprende in tutto e per tutto quella degli amplificatori Marshall che potete vedere qui, classici e storici, diciamo che siamo abituati a vedere. Oltretutto questo materiale migliora molto il grip, è bello al tatto e tra l'altro dovrebbe anche essere molto resistente, almeno ad un primo sguardo sembra così. Una veloce panoramica delle specifiche tecniche che però in realtà ci interessano poco, perché il dispositivo ha un altro target. Innanzitutto una Snapdragon 410, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, 2 megapixel di fotocamera anteriore e 8 megapixel di fotocamera posteriore con flash LED e logo Marshall, devo dire molto bello. Facciamo una panoramica delle porte: in basso micro USB con primo microfono, in alto tasto dedicato alla riproduzione musicale che dopo vi faccio vedere, 2 jack da 3,5 mm per inserire 2 cuffie contemporaneamente, o meglio due paia di cuffie contemporaneamente, secondo microfono per la soppressione del fruscio. Sulla destra abbiamo questa rotellina per abbassare e aumentare il volume, quindi non un bilanciere ma una rotellina in materiale metallico davvero molto bella, e il tasto per l'accensione, stand by e spegnimento. Ora abbiamo bloccato il dispositivo, ok. Nella parte superiore e inferiore della parte frontale troviamo i due speaker, quindi speaker stereo, e un altro logo Marshall qui in basso. C'è poi questo bordino bianco che devo dire rende il tutto ancora più simile ad un reale amplificatore Marshall, quindi devo dire molto bello, almeno per me che amo la musica rock e amo anche il brand Marshall. Display 4.7 pollici HD, quindi risoluzione 1280x720 e batteria da 2500 mAh. Ma passiamo al succo dell'anteprima, e cioè il comparto musicale. Come vedete clicchiamo qui sopra, viene aperta questa applicazione dalla quale è possibile riprodurre contenuti musicali sia da Spotify, SoundCloud, Mixcloud e musica locale. Ad esempio andiamo sulla musica locale, aumentiamo il volume con la rotellina, London Calling, che suona molto bene nonostante ci sia abbastanza confusione qui all'interno dello stand. Devo dire che la qualità è buona, poi magari ci riserviamo di andarla a giudicare quando saremo da soli in una stanza e proveremo il dispositivo per più tempo. Dicevo, si possono riprodurre contenuti musicali anche da Spotify, da altre sorgenti, molto facilmente, in questo modo, e tutto in maniera abbastanza veloce. Ma mettiamo pausa e andiamo a gestire un attimo, ad esempio l'equalizzazione qui, è possibile andare a modificare tutti i settaggi e poi una volta raggiunto il settaggio voluto potremo andare a salvare il preset in questo modo, oppure utilizzare quelli già presenti per se stiamo ascoltando musica dance, classica, electro, rock, pop e così via. Quindi devo dire abbiamo una suite software relativa e legata alla musica davvero molto molto ampia. Cosa dire di questo dispositivo? Sarà innanzitutto disponibile in Italia, ci hanno assicurato, però non ci hanno dato una reale data, è già disponibile adesso in alcuni paesi al prezzo di 499 euro. In relazione alle caratteristiche hardware forse è un prezzo un po' troppo elevato, però considerando che è un dispositivo con Android Lollipop, con uno Snapdragon 410, ma soprattutto completamente orientato alla musica, forse per gli amanti della musica del brand Marshall, visto che è comunque molto anche carino esteticamente, dipende dagli amplificatori, può avere un senso. Vi mostro un attimo la cover posteriore, che può essere aperta in questo modo, sempre molto molto bella, tra l'altro molto fine e flessibile. Abbiamo la batteria, abbiamo detto, da 2500 mAh, che può essere rimossa, micro SD per espandere la memoria interna fino a 128 GB e l'ingresso per la SIM.
Direi che per il momento è tutto con questo dispositivo, speriamo di avere quanto prima a disposizione questo smartphone che mi ha incuriosito molto, mi piace esteticamente e poi ha la particolarità musicale, quindi da provare e testare a fondo. Direi che per il momento è tutto da Emanuele Capone, dallo Stand Marshall per tuttoandroid.net.